Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi l'architetto Sarà, che è autore di un libro particolare perché parla sì di architettura delle nostre valli, ma parla di arte, parla di storia, racconta un paese, Montemale. Questo mio interesse, ma è scritto anche forse nella prefazione, nasce dal fatto che mia nuora è di Montemale, i suoi parenti sono di Montemale, mio figlio si è sposato a Montemale e mi sono appassionato settorialmente a delle cose di interesse di questo paese. Perché ho scritto questo libro? Per piacere mio innanzitutto e poi per stimolare la gente nel posto, specialmente quelli giovani, no, qualcuno si sta dando da fare, stanno facendo dei restauri e ho avuto la soddisfazione da parte sia dei proprietari del castello che mi hanno consentito la visita e la documentazione fotografica, i parroci, perché lì sono tre che si ruotano attorno, che con l'archivio che adesso è a Valgrana ho potuto consultarlo sia prima quando era ancora a Montemale, poi a Valgrana. Poi ho segnato anche lì, ringraziando il sacrestano di San Pietro di Turriglia, che nessuno conosce, è più verso Dronero, verso Ricogno, eccetera, il quale gentilmente è venuto, mi ha aperto. La bellezza di intervistare l'architetto Sarà è che fa le domande e si dà le risposte, per cui l'intervistatore ha poco da fare, però cerco di mettere un po' di ordine. Intanto, come è strutturato il libro? Il libro è strutturato per un'argomentazione. Inizialmente è un'argomentazione che qualcuno ha trovato pesante, ma io la trovo indispensabile. È un inventario che aveva fatto un parroco, descrive puntualmente tutto quello che c'era nel 1700, non mi ricordo la data, a Montemale, chiese, arredi, vestiti, quadri, cioè c'è di tutto, cioè. Quindi anche un mio amico invece l'ha letto con interesse invece questa prima parte, cioè dice queste lascite che aveva la chiesa, i parroci, era una cosa importante perché è una legge. Quindi dopo questo preambolo per conoscere diciamo, tutto il comune di Montemale sono andato per una serie di argomenti dando importanza al castello perché essendo dominante ha tutta una sua storia, ci sono delle leggende anche lì eccetera e la leggenda ha un altro spazio, quello la leggenda l'ho lasciata per la Reina Iano, la quale l'avevo scritto tra leggenda e realtà, cioè nella convinzione che nelle leggende un fondo di verità c'è sempre. L'altra cosa interessante ho tirato fuori dalla parrocchia di San Martino, che è quella sotto il castello, che una volta apparteneva ai Montemale, andato a frugare nella vecchia sacrestia e ho tirato fuori quello che ho illustrato degli stendardi processionali, i quali sono un po' all'abbandono e mi sono messo a descrivere perché sono di un interesse estremo. Poi c'è una curiosità, parlando di un altro argomento, la chiesa di San Sebastiano, che in realtà è all'interno del paese, adesso il comune ha deciso di restaurarla. Secondo le mie studi, questa cappella era una cappella nata come fosse un pilone in occasione della peste del 1630. E di questo volevo segnalare una piccola roba, la cosiddetta pala, che non sappiamo bene dove fosse messa, attualmente è in comune e rappresenta San Sebastiano vestito, ma ho messo la motivazione che c'era il problema che portandola in processione questo personaggio nudo poteva creare nelle nobili fanciulle delle impressioni un po'. E il libro è un libro che permette di avere un'immagine complessiva di tutte le bellezze principali architettoniche e di arredi. Facciamo un esempio, l'acquasantiera. Sull'acquasantiera, a cui hai dedicato delle pagine, c'è da fare un racconto. Partiamo da questo racconto. Le acquasantiere, che in realtà non si sa bene quale funzione originaria avessero, ce sono addirittura tre. La scrittura che c'è sia sulle acquasantiere che sul fonte battesimale, un gotico antico che io non leggo,
però l'amico Coccoluto, che purtroppo è mancato, è venuto e ha decifrato determinate cose. Poi ho riferito, oltre alle acque santiere e al fonte battesimale, c'era ancora un altro elemento che ho riportato en passant, che è una la vera di un pozzo, che non è più lì, non è nella chiesa, non è nel castello, ma è nella canonica, che è un centinaio di metri sottostante. Questa vera, secondo la mia opinione, deriva da quando c'è stato un terremoto al castello che l'ha diruto, come dicono loro, ed è scivolata verso valle, e quindi l'hanno poi presa e messa su un pozzo che esisteva, non l'hanno più riportata su. Focalizziamoci sul castello. Intanto è visitabile da chi non è della zona e senza o con quali permessi? Ho parlato con la figlia proprietaria, che si chiama Alessia Bertolotto. Alessia ha sposato un assessore di Cuneo, di cui non faccio il nome, che è amico mio, il quale mi ha detto: quando vuoi andiamo, io ho le chiavi, vediamo di nuovo tutto e cosa combinare, cosa poter fare. Quindi ci sono delle prospettive affinché questo castello, utilizzato in un certo modo, possa essere di richiamo turistico. Cioè, il richiamo turistico su Montemale sarebbe una cosa eccezionale, perché risveglierebbe un pochettino questo paese, che dico che è molto bello, che poi si vede anche dalla copertina. Il castello, ho trovato un bel riferimento con il castello di Manta. Ci sono delle rappresentazioni di personaggi che sono uguali come schema a quelli di Manta. Ne hai già accennato, ma dobbiamo parlare della regina di Napoli. Raccontaci la leggenda, come la ricordi tu, e che cosa secondo te è interessante per i lettori di questo libro. La reina Oiano, che in realtà è la regina Giovanna I, regina di Napoli, muore nel 1343, siamo da cavallo al 1200-1300, e si raccontano, specialmente dalle nostre parti, in provenzale anche, delle leggende, che hanno, non sempre sono uguali, cioè da testi diversi la stessa cosa viene detta in diversi modi, però la sostanza è sempre quella. Cioè c'è un principio di collegamento. Ho riportato i testi di due leggende. Io le chiamo leggende perché storicamente non c'è scritto niente, è roba che viene tramandata. C'è una cosa che non condivido sulla reina Iano, che dicono i storici, che lei non sia mai venuta da queste parti, il che io reputo che sia una cosa non possibile, perché lei in realtà andava in Provenza e andava a Avignone, perché siamo nel periodo in cui c'erano i due papi ancora, ma lei era legata col papa di Avignone e quindi passava sovente e andava o via mare o via terra, veniva da queste parti. Quindi non è possibile che lei non sia venuta qua e siano fiorite delle leggende a Boves, lo sai benissimo, no? Quelle delle scarpe. Per me è una mia impressione, che sono convinto, non è leggenda ma è realtà. Chiudi il volume di fatto con una documentazione fotografica. Perché questa scelta? L'importante per me è lo scritto e l'immediatezza che dà una fotografia. Perché se io faccio uno scritto, specialmente di monumenti, di affreschi, e non ho l'immediatezza della fotografia o di una planimetria, perché il cercato diventa anche delle planimetrie, il lettore non è stimolato. Ci sono delle cose che la prima volta che le guardi non le vedi. Io tante cose le ho viste sul computer quando ho ingrandito una bavaglia, ho visto delle cose che non avevo visto prima. Tipo sugli stendardi c'è una bellissima scenetta. In basso si trova questo particolare che ho cercato di descrivere. Però io non l'avevo visto, l'ho visto sul computer. In Montemale c'erano tre comparrocchiali: San Martino, Santa Caterina e San Pietro di Torriglia. Santa Caterina, la prima volta che sono entrato col sindaco in Santa Caterina, sopra c'è scritto Santa Caterina da Siena. Guardo la pala dell'altare, ma quella non è Santa Caterina da Siena, è Santa Caterina d'Alessandria, perché ci sono tutti i simboli del martirio. L'ultima domanda è: perché un non montemalese dovrebbe acquistare questo libro? C'è gente che, ad esempio, nel periodo di villeggiatura abitano lì. Il mio amico, che ho incontrato ancora adesso, che è sceso da Montemale, è venuto di nuovo a Cuneo, e dice: guarda, una delle tue, un libro tuo l'ho mandato a Sydney. Però diciamo l'interesse di comprare, come diceva Gianni, questo libro è legato alla conoscenza della Valle Grana di Montemale e delle curiosità.